Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, sempre su Sicilia 24. Apriamo questa nuova edizione parlando di sport, nello specifico di calcio. Ci occupiamo della Palermo che domani affronterà il playoff di Serie C, l'andata della playoff di Serie C sul campo della Triestina. L'obiettivo ovviamente è vincere e provare a mettere la strada in discesa in vista poi della gara di ritorno a Palermo con in testa chiaramente la Serie B. E stamane ha parlato mister Baldini in conferenza stampa, quella con la Triestina è come fosse un'unica partita che comincia domani e finisce giovedì, ha dichiarato il mister Rosanero. Iniziamo questo torneo con 23 giocatori in grado di essere utili alla causa e ognuno è convinto di poter dare il proprio contributo. Sapere che avremo il supporto di oltre 1000 tifosi rosanero in trasferta a tanti chilometri di distanza ti riempie d'orgoglio. E dunque lo ricordiamo, domani il Palermo alle 17:30 affronterà a Trieste la Triestina per il playoff di andata di Serie C, dunque un grande traguardo come in testa, come obiettivo, che è quello della promozione nella serie cadetta. E la Palermo ci crede, i tifosi ci credono, come testimoniano appunto gli oltre 1000 supporter rosanero pronti a partire, a sostenere la squadra anche in trasferta. E dunque anche da parte nostra in bocca al lupo alla squadra di mister Baldini, sperando che possa effettuare l'atteso e tanto agognato salto di categoria. Cambiamo argomento, adesso facciamo il punto con la guerra in Ucraina, andiamo a vedere quali sono le ultime notizie. Nuovi aiuti militari dal Pentagono a Kiev per un valore di 136 milioni di dollari, il pacchetto distinto dall'ultimo da 150 milioni di dollari annunciato ieri da Joe Biden comprende droni, razzi a guida laser, binocoli e altro equipaggiamento che verrà inviato presto. Nel dettagliare la spesa, il sottosegretario alla difesa per gli acquisti e l'approvvigionamento ha riferito che gli aiuti includono 22,6 milioni di dollari di razzi di precisione che possono essere lanciati da elicotteri, 17,8 milioni di droni kamikaze e 19,7 milioni di droni Puma per la sorveglianza. E ha parlato anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio. L'approccio del governo italiano, ha detto, è quello di costruire una escalation diplomatica non militare. E anche la visita negli Stati Uniti del Premier nell'incontro con il presidente Biden è una visita che continua a lavorare nell'ottica della pace in Ucraina. Allo stesso tempo, come tutti, siamo d'accordo, nell'ambito del principio di legittima difesa dobbiamo supportare l'Ucraina, ma non oltre, e questo deve essere sempre il nostro faro in qualsiasi decisione prenderemo. E ancora vi diamo notizia delle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea. Mentre i combattimenti continuano in Ucraina, ha dichiarato, e vanno avanti le battaglie per la fine della violenza, stiamo già pianificando con il governo ucraino la ricostruzione del paese. Ci vorrà forza per ricostruire le città bombardate, ma ci sono anche enormi opportunità in tutto ciò. Gli architetti ucraini sviluppano concetti come ricostruire. La qualità della vita e la sostenibilità nelle città possono essere migliorate. Queste dunque le dichiarazioni della Presidente della Commissione europea, quando ormai siamo giunti al 73esimo giorno di conflitto e nonostante l'apertura del Presidente Zelensky alla pace, siamo ancora lontani dalle trattative in tal senso, e dunque vedremo come si evolveranno le cose. Come sempre vi daremo informazioni nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Adesso passiamo alla politica con le elezioni comunali. Oggi hanno parlato alcuni protagonisti, uno di questi ad esempio è Francesco Cascio. Lui chiaramente non è più in corsa per sindaco perché il centrodestra ha deciso di puntare con decisione su Roberto La Galla, però Cascio ha fatto un annuncio, chiamiamola sorpresa, ecco, diciamo così. Sarò il vice sindaco di Roberto La Galla, ha dichiarato, fuori quota come espressione di tutti i partiti dopo il gesto di responsabilità e di generosità a favore dell'unità della coalizione di centrodestra dopo le tensioni dei giorni scorsi. Queste dunque le parole di Francesco Cascio, che ha poi aggiunto: ho fatto un passo indietro per la presenza di Roberto La Galla candidato a sindaco di Palermo, se no non mi sarei ritirato.
l'unità del centrodestra è un valore e lo dimostrano le elezioni che abbiamo perso alle scorse amministrative. Per me è un nuovo esordio nella politica, torno con il ruolo che i partiti mi vorranno assegnare. Ma a proposito di queste dichiarazioni, di questo annuncio, ha parlato anche Roberto La Galla e sembra esserci quasi una sorta di frenata nelle sue dichiarazioni. Cascio come vice, come amico e come persona me lo auguro, ha dichiarato La Galla. Siccome c'è un tavolo con i partiti della coalizione, è giusto che il tavolo aperto affronti questo insieme con i tanti problemi che sono legati alla convivenza della coalizione. Insomma, l'ex rettore non ha aperto definitivamente a questa soluzione di Cascio vice sindaco, ma come abbiamo visto sembra esserci una leggera frenata. Comunque vedremo nei prossimi giorni cosa succederà anche in tal senso, seguiremo questa vicenda. Ma ha parlato anche Franco Miceli, lui sì candidato a sindaco proprio come La Galla, non ha parlato in questo caso dei propri avversari politici, così come aveva fatto invece nei giorni scorsi in riferimento proprio alla Galla, ma ha parlato di programmi per la città. 60 milioni di euro, ha detto, per mettere a posto le strade e i marciapiedi di tutti i quartieri di Palermo entro il prossimo quinquennio. È necessaria una terapia d'urto, non si può continuare con i rattoppi. Prendo questo impegno con i cittadini che sono giustamente stanchi di essere costretti a fare lo slalom tra buche, avvallamenti e radici degli alberi. Gran parte del finanziamento è già disponibile, ha affermato Franco Miceli, e da sindaco intendo bandire nel più breve tempo possibile le gare d'appalto per avviare i lavori. Dunque la corsa, come si può vedere, è entrata ormai definitivamente nel vivo, e dunque vedremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori sviluppi, anzi ci saranno certamente ulteriori sviluppi, ovviamente li seguiremo, soprattutto in casa centrodestra, visto il clima ancora di incertezza che c'è, anche se comunque La Galla, bene o male, ha messo tutti d'accordo. Adesso la cronaca con un'aggressione avvenuta a Palagonia, un uomo ha aggredito prima la moglie e poi il cognato. Vediamo tutti i dettagli. I carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. In mattinata è pervenuta una richiesta di intervento di una donna che lamentava di essere stata vittima, assieme al fratello, di una violenta aggressione da parte del marito all'interno di un bar di Palagonia. I carabinieri, giunti in soccorso, hanno trovato la donna con evidenti segni di lesioni e il fratello di quest'ultima, che invece era stato attinto da una coltellata alla schiena infertagli dal cognato, nonché marito della sorella, il quale si era già dato alla fuga, rendendosi irreperibile. Le ricerche del fuggitivo sono state immediatamente attivate dai militari, che sono riusciti a rintracciarlo presso la casa dei suoi genitori, constatando le tracce del reato appena consumato, una ferita da taglio alla mano destra. L'uomo, nonostante fosse già stato arrestato dai carabinieri, non ha manifestato segni di ravvedimento e anzi ha continuato a inveire minacce di morte ancora nei confronti della moglie e del cognato. Le motivazioni dell'aggressione sarebbero da addebitare a dissidi familiari relativi alla separazione in corso tra moglie e marito, fatto che avrebbe spinto l'uomo ad aggredire la moglie e il cognato, cagionando loro, fortunatamente, solo lesioni superficiali. La vittima ha inoltre raccontato ai carabinieri episodi di violenza fisica e psicologica ad opera del marito, ripetuti nel tempo, inseriti in quello che potrebbe definirsi un vero e proprio calvario familiare, contraddistinto da maltrattamenti, umiliazioni, minacce e aggressioni fisiche mai denunciate, nell'errato convincimento che il comportamento del coniuge potesse migliorare. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e ha disposto per il 38enne la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con controllo elettronico, il cosiddetto braccialetto. Tre arresti per spaccio di droga, uno a Catania, due a Messina, sempre effettuati dalla polizia. Cominciamo a vedere il servizio che riguarda Catania. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 65 anni per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nella mattinata del 6 maggio, personale del commissariato di pubblica sicurezza, libero dal servizio, durante una passeggiata per le vie di Catania, ha notato transitare in una delle zone centrali della città un soggetto adranita, noto come assuntore di sostanza stupefacente. Stupiti e incuriositi dalla presenza dell'uomo, hanno deciso di seguirlo, giungendo in una via poco transitata e ben nascosta, dove hanno notato l'arrivo dell'arrestato, che si è avvicinato all'adranita per consegnargli un sacchetto in cellophane con all'interno della sostanza presumibilmente stupefacente.
assistito allo scambio, i tre operatori hanno fermato e identificato i due soggetti. Nella tasca del giubbotto dell'arrestato, dopo una perquisizione personale, sono state rinvenute 9 dosi di eroina, oltre alla somma in contanti di 165 euro. Estendendo la perquisizione anche all'abitazione dell'uomo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altre 12 dosi di eroina ben conservata all'interno di un barattolo di plastica per aspirine, oltre a 8 panetti ancora da suddividere e preparare alla vendita, riposti all'interno di un marsupio per il peso lordo complessivo di 133 grammi. Una volta effettuati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di traffico illecito di sostanza stupefacente e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Ed ora il doppio arresto eseguito a Messina, come detto sempre per questioni di droga. Rimane alta l'attenzione della Questura di Messina nei confronti dello spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi i controlli hanno riguardato alcune auto in transito nella zona nord della città e sono stati estesi con il supporto delle unità cinofile e della Guardia di Finanza all'abitazione di un soggetto già noto alle forze dell'ordine proprio per vicende legate agli stupefacenti. A casa di quest'ultimo, trentenne messinese già ristretto ai domiciliari perché arrestato per droga appena il giorno prima dagli uomini della squadra mobile, i poliziotti e i militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto un chilo circa di marijuana e lo hanno nuovamente tratto in arresto. La droga era confezionata in due involucri di plastica nascosti all'interno di un fusto serbatoio riposto nel giardino di pertinenza dell'abitazione. Nell'altro caso, un 53enne alla guida della sua auto è stato fermato nei pressi della Rada San Francesco nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio. La successiva verifica del vano portabagagli ha consentito di rinvenire 5 buste in plastica trasparente contenenti circa 5,5 kg di marijuana. Al termine delle formalità di rito, come disposto dal pubblico ministero, l'uomo è stato condotto al carcere di Gazzi. Ancora cronaca, torniamo per un attimo a Catania. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo e una donna, coniugi di 26 e 24 anni, responsabili di furto aggravato in concorso. I due hanno rubato un orologio e, certi di farla franca, sono partiti alla volta di Bologna, ma scesi dall'aereo hanno trovato ad aspettarli i poliziotti e quindi si sono resi conto di essere stati scoperti. Il tutto ha avuto inizio nel pomeriggio dello scorso 30 aprile nei pressi dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania, quando una passeggera ha dimenticato il proprio orologio nella vaschetta utilizzata ai controlli. Raccolta la denuncia di furto, personale della polizia di frontiera all'aeroporto di Catania, a seguito di minuziose indagini e visionando le registrazioni del sistema di videosorveglianza, è riuscito a individuare in un passeggero l'autore del furto, passeggero che, come detto, viaggiava in compagnia della coniuge, pertanto anche lei consapevole del furto perpetrato, e sono stati, come detto, denunciati entrambi. Adesso una notizia da Palermo, vi mostriamo anche questa foto. Stamane presso la caserma Dalla Chiesa, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, ha avuto luogo una visita guidata da parte di una delegazione di studenti e scout provenienti da Rovigo nell'ambito di un progetto sulla diffusione della legalità e del contrasto alle mafie. I ragazzi, partiti da Palazzo Giustizia a bordo di un pullman dell'arma e accompagnati da un sostituto procuratore e un dirigente della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, sono stati accolti da una rappresentanza di militari della Comando Legione e hanno visitato la Sala della Memoria, luogo di apprendimento della storia dell'arma. Certamente una bella esperienza per questi ragazzi che sono, come detto, arrivati dal Veneto, per la precisione da Rovigo. Questa era l'ultima notizia, non ci sono aggiornamenti, dunque possiamo fermarci qui per il momento, ma vi aspettiamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo.